svolta con grande successo di pubblico la 14ª festa della Trebbiatura e degli Antichi Mestieri alla villa di Santo Stefano d'Aveto. I visitatori hanno potuto fare un tuffo nella storia ed ammirare come si svolgevano gli antichi mestieri che fanno parte della tradizione rurale sia della Val d'Aveto che dell'entroterra appenninico in generale. Tra un assaggio e l'altro, accompagnati dalle musiche coinvolgenti del gruppo I Spuncia Porchi, la folla di visitatori, dopo aver assistito alla sfilata contadina, si è raccolta nell'aia per assistere alla trebbiatura del grano. Il momento più importante della festa, che si svolge come un rito davanti a un pubblico silenzioso e attento, celebra quello che era il raccolto più prezioso, il grano con cui si faceva il pane. Perché quest'anno siamo arrivati alla fine della festa. E abbiamo appena fatto la trebbiatura, ultimo atto della festa della trebbiatura. E noi dell'organizzazione del gruppo sportivo Allegrezze siamo molto contenti, molto soddisfatti della gente che abbiamo avuto, dei visitatori, quindi per noi la cosa è molto positiva, anzi siamo dell'idea che rispetto all'anno scorso siamo migliorati. Noi del gruppo sportivo dobbiamo solo ringraziare tutta la gente che ci ha aiutato, i soci prima di tutto, gente degli altri paesi che sono venuti a darci una mano e anche gli enti pubblici che ci hanno sostenuto e che hanno creduto in noi. La festa è andata abbastanza bene, anzi sono più che contento perché tanta gente così mi sembra non averla mai vista, almeno secondo la mia impressione. Questa festa, molto cara alla popolazione della Val d'Aveto, è un modo per tramandare la memoria e la passione dei vecchi alle generazioni che verranno, sperando che ne raccolgano almeno i valori.